Buonasera, sono Tonino Gattoni, presidente di questa Proloco di Montemaggiore che organizza già da 15 anni questo mercatino di Natale. Saluto tutti voi che vedete questo filmato. È una cronaca, diciamo, di quello che sta avvenendo in questo momento, in questa parte di serata pomeridiana di questo 15° mercatino, oggi 9 dicembre. Vi ricordo che abbiamo varie manifestazioni all'interno di questo evento, con il cioccolato, con il maialino in porchetta, con lo stand, vari stand della Proloco, e poi abbiamo anche tante animazioni itineranti che rallegrano appunto il percorso della gente che viene a visitare questa nostra serata, questo nostro evento. In serata, poi più tardi, avremo modo di gustare e vedere anche il percorso della scalinata con tutti gli effetti delle luci organizzati dalla ditta Ultrasound di Bellagamba di Mondavio, e quindi insomma è un percorso abbastanza interessante e piacevole, penso, per tutti coloro che vengono a visitarci. Altro non da dire se non quello di riproporre questo tipo di invito per il prossimo anno, quando sarà la 16ª edizione. Grazie. Allora, ciao a tutti, io sono Giorgia e collaboro con Radio Smeralda, e anche noi oggi siamo qua a seguendo la cometa Montemaggiore al Metauro. In una giornata veramente bellissima oggi, non ce l'aspettavamo questo sole e soprattutto tantissima gente che, come vediamo, sta arrivando. Montemaggiore è un paesino suggestivo e raccoglie comunque questo clima natalizio in perfetta armonia, devo dire. Tantissimi sono gli espositori che sono qui oggi e, come credo, siano stati qui anche tutte le altre domeniche. Gastronomia legate alla cultura comunque tradizionale del Natale, ma anche cose particolari come il signore che fa il presepe con le cose che trova dal mare, quindi veramente fantastiche per un regalo tutto sommato diverso dal solito. In alto troviamo altre rappresentazioni, comunque ci sono le Trio Maria Band, una cosa del genere, non mi ricordo bene il nome, che suonano, bambini, Babbo Natale, insomma, che gira per il paese, quindi anche per i bambini si vive qui questa favola veramente bella del Natale. Questo è tutto, Radio Smeralda vi saluta e al prossimo anno, seguendo la cometa, Montemaggiore al Metauro. Siamo qui con Ciaschini Armando di Mondolfo, hobbista. Hobbista che vediamo che fai delle cose meravigliose, ci vuoi raccontare? Meravigliose, lo dite voi, per me è il mio hobby. Questo sono piccole cose che io raccolgo in riva al mare, dalle conchiglie ai legni, ai sassi, e poi durante l'inverno con calma le assemblo e nascono questi piccoli gioielli. Quanto costano questi capolavori? Costo in euro? Dal più piccolo che costa 15 al più grande che costa 70. Quanto amore ci metti? All'amore tanto, perché se noti ognuno non è fatto per essere venduto, è fatto con amore da me, ognuno di questi. Tutti pezzi unici? Tutti pezzi unici, non c'è nessuno uguale, basta darsi un'occhiata in giro. Grazie. Siamo con il signor? Donati Walter, un pensionato che come hobby ha la lavorazione del legno. Ci vuoi raccontare qualcosa dei suoi pezzi? Allora, iniziamo dal piccolo oggettino che sarebbe il ranocchio per i bambini piccoli, e questo il rumore, il colore gli crea un diversivo e il bambino smette di piangere. È molto funzionale. Molto carino. Sì, poi passiamo dai portaceneri, vari orologi, sempre tutto fatto a mano. Cerchiamo di lavorare l'olivo perché per me è un legno nobile, è molto bello da lavorare. Poi abbiamo le trottoline, campane, un po' di tutto. Ci proviamo a fare tutto, quello che ci viene bene. Poi siamo di Marotta, sono io e mio cognato, e invece di andare al bar passiamo qua il nostro tempo. Bellissimo passatempo, complimenti, grazie. Ci divertiamo, grazie a lei. Siamo con Milena Valentini. Di dove sei? Siamo di Fano. E cosa lavori? Cuciamo fondamentalmente, facciamo, diciamo, si chiama cucito creativo, però cercando di riciclare i vecchi tessuti, ecco, i vecchi abiti, stoffe, o stoffe che comunque, diciamo,
chi fa proprio le lavorazioni dei tessuti butta. Raccontaci come hai creato uno dei tuoi pezzi. Oh mio Dio! Allora, intanto non abbiamo i cartamodelli, facciamo tutto di fantasia, poi non sono da sola, c'è mia sorella che si chiama Jessica, che poi lei è la più pazza, che crea tutte le bambole punk e pure le borse. Io sono più su un genere classico e... ma non lo so, cioè voglio dire, è una cosa che viene sul divenire, non è che c'è un modello che ci viene in testa, man mano mentre produciamo modifichiamo a seconda di come ci viene in mente. Siete molto bravi, complimenti. Grazie.